piena notte è cominciato il più colossale incendio che si ricordi a Torino. Per cause non ancora accertate, le fiamme hanno improvvisamente investito un grande deposito di gomma, dove erano ammassati migliaia di quintali di materiale estremamente infiammabile. Tutte le squadre antincendi di Torino e quelli della vicina Venaria accorrono sul posto. Ma è subito chiaro che la lotta tra l'uomo e la furibonda fornace si svolge ad armi impari. Si cerca di salvare quel poco che non è andato ancora distrutto. Scoraggiante il bilancio. Oltre mezzo miliardo di danni. 3 vigili del fuoco ustionati. Avidissimi di sempre nuove sensazioni, i frequentatori di quella regione scacciapensieri che è la Florida. Lo sci acquatico ha fatto il suo tempo. Va di moda ora l'idroelicottero. Si tratta di un congegno estremamente maneggevole e leggerissimo, appena 50 kg di stazza. Simile ad un surreale insetto lacustre, può salire sino a 33 metri, volteggiando così capricciosamente sulle acque. La leggenda vuole che nel convento di San Francesco a Verona avesse il suo epilogo la lacrimevole storia della dolcissima Giulietta. Vi guida il cicerone Ettore Solimani, colui che sa tutto sugli sfortunati amanti, tanto che ormai lo chiamano il segretario di Giulietta. Quotidianamente gli pervengono da tutta Italia e anche dall'estero pacchi di lettere idealmente indirizzate alla pallida eroina. Sono innamorati infelici che chiedono consiglio, conforto, comprensione. Per tutti il buon segretario sa trovare la parola più opportuna. Si è ormai talmente immedesimato in questo lavoro che il suo stile è andato assumendo una vaga cadenza shakespeariana. Giorno di festa a Chiavenna. Si scopre un monumento al dolcissimo Santo Francesco che lo scultore Carona ha visto così, scarno e misticamente essenziale. Il santo delle creature deboli e indifese proteggerà i bimbi del nuovo asilo inaugurato dall'onorevole Balsecchi. L'opera, che è costata 45 milioni, accoglie i figli dei contadini e degli operai della zona. Per l'occasione i piccoli si esibiscono in un concerto forse poco melodico, ma indubbiamente di robusta sonorità.